Grazie alla replica dello smartphone, è possibile utilizzare le applicazioni compatibili del telefono direttamente sullo schermo centrale del veicolo, tramite Android Auto se si possiede un telefono Android e CarPlay se si possiede un iPhone. Sono disponibili due tipi di connessione, tramite la porta USB o tramite il Wi-Fi del veicolo. Prima di collegare il telefono, verificare che tutte le autorizzazioni siano attivate. Attivare quindi l'assistente vocale dello smartphone per utilizzare il comando di riconoscimento vocale. A veicolo fermo, collegare il telefono alla presa USB del sistema multimediale. Verrà quindi mostrata un'esercitazione sul funzionamento del servizio. Al primo collegamento, autorizzare l'uso di CarPlay o Android Auto. Questo pulsante indica che la replica è disponibile. È possibile accedere alla replica dello smartphone anche tramite Wi-Fi. Prima di effettuare la prima connessione Wi-Fi, è necessario associare il telefono al sistema multimediale tramite Bluetooth. Una volta accoppiato lo smartphone, è possibile scegliere i servizi da utilizzare. Media, telefono e replica. Se il telefono è già registrato nel sistema, è sufficiente cliccare direttamente sull'icona replica. Le applicazioni compatibili dello smartphone vengono quindi visualizzate sullo schermo multimediale. Quando si utilizza Android Auto o CarPlay, è possibile accedere alle applicazioni di navigazione e musicali dello smartphone. Queste applicazioni sostituiranno applicazioni simili integrate nel sistema multimediale. È possibile accedere al riconoscimento vocale del telefono premendo a lungo questo pulsante sul volante, quando il telefono è collegato al Wi-Fi o alla porta USB del veicolo. È inoltre possibile utilizzare l'assistente vocale del telefono rivolgendosi direttamente ad esso senza premere il pulsante, pronunciando This Siri per CarPlay o OK Google per Android Auto. Infine, se si desidera tornare all'interfaccia dello schermo multimediale, è sufficiente cliccare su questa icona.